Eppure quante cose ancora non ti ho detto. Non abbiamo ascoltato musiche dolci insieme, ancora non abbiamo letto favole né poesie. Non abbiamo camminato insieme nei prati, abbiamo avuto fretta di conoscerci a fondo, ed ora che è finita siamo due sconosciuti, e tu non ami di me che un'immagine astratta, io non ho amato in te che una donna irreale. Dovremmo assomigliare a questi nostri sogni, e invece siamo noi sconosciuti. Abbiamo pensato al centro civico, è un centro nuovo, molto bello, accogliente, molti purtroppo ancora non lo conoscono, e quindi quale migliore occasione per, diciamo, farlo conoscere alle persone del quartiere. Come vedete è un luogo tenuto benissimo, che può essere utilizzato per molte attività del quartiere. E diciamo, riteniamoci fortunati anche perché centri civici del genere in altri quartieri non ci sono, quindi cerchiamo di utilizzarlo al meglio delle possibilità. Quindi io volevo ringraziare i promotori, Votano Andrea, ovviamente Pensa Bene di Soldi, Neri Zillo e Sigla Nichino, che si sono diciamo, proposti per raccogliere le firme e richiedere l'assemblea. Mi preme anche portare i saluti di uno dei promotori, che è Santo Calgemi, che è bloccato a casa con la schiena, ma ci teneva ad essere qui essendo uno dei promotori, quindi mi sembrava giusto citarlo. E dopo i saluti di rito io passerei la parola ad Angela, che diciamo una sorta di padrona di casa, che per tanti anni è stata anche la circoscrizione di Archi, quindi conosce un po' tutti voi. E poi Pino Sigla ti voleva fare una breve introduzione, quindi poi si avvicinerà qua. Poi daremo la parola ai cittadini che vogliono intervenire, alcuni si sono
già iscritti. Ringrazio della presenza naturalmente l'assessore Peppe Marino che è qui con noi, i consiglieri comunali delegati che vedo qui in Omileto, Rocco Albanese, il vice sindaco metropolitano Riccardo Mauro, il capo di gabinetto l'avvocato Giampaolo Puglia, e ringrazio in maniera particolare il nostro dipendente Fulvio Gama che insomma ha sistemato, ha aperto e ha organizzato anche lui questa serata. Angela, prego. Buonasera a tutti, grazie a voi di essere qui, grazie al sindaco. Io veramente sono un po'... mi avete preso un po' all'improvviso. Comunque penso che questa assemblea questa sera dovrebbe essere costruttiva, perché ognuno di noi penso che abbia qualche problema da esporre e da senz'altro anche da ampliare. Non so se bisogna cominciare già a dare la parola a Pino Sigler, che vuole fare un'introduzione. Infatti, e poi cominciamo con l'esperienza. Intanto saluto tutti, non me ne vorranno i rappresentanti delle istituzioni, ma saluto per primi i cittadini e le cittadine di Arte, perché mi sembra che sia giusto evidenziare la presenza di questa sera, testimonia un bisogno reale. Indubbiamente poi ringrazio i rappresentanti dell'amministrazione comunale per essere intervenuti stasera. Non voglio porre ora questione di merito, perché è giusto che siano appunto i cittadini a evidenziare il quadro di Arti, di Gallo, se c'è qualche altro anche, di qualche altro rione della zona nord di Reggio anche invitato a farlo. Voglio semplicemente riassumere molto ma molto sinteticamente l'itinerario che ci ha portato all'incontro di questa sera, che secondo me non deve essere un traguardo, deve essere un punto di partenza, anche nelle forme che poi verranno chiarite dopo. Cioè, intanto emerge un vuoto, una mancanza, un ponte che colleghi in maniera permanente le realtà periferiche con l'amministrazione comunale. I consigli di circoscrizione avevano tutta una serie di limiti e una mancanza di poteri reali, però una cosa ce l'aveva, che al di là poi di quello che si registra tutto il mondo e il paese, in picco, cioè meccanismi di delega, favore, eccetera, eccetera, che giocavano anche nelle elezioni dei consigli di circoscrizione, i consigli di circoscrizione erano non una, erano due cose, della quale la prima è il ruolo istituzionale che avevano, anche se organi consultivi nel comune, erano degli organi che comunque c'erano. L'altra cosa che secondo me era più importante, erano un momento di aggregazione, di identificazione della cittadinanza, un punto di coagulo, un soggetto che poteva raccogliere volontà, focalizzare i consiglieri di circoscrizione, è vero Angela, vivevano sul territorio e quindi erano i sensori di diverse problematiche e di criticità. E allora, la cosa quando nasce, poi due, tre minuti forse vi scoccerò, la cosa nasce quando c'è stato un momento, prima parlavamo di criticità, ci sono due tipi di criticità, una di fondo strutturale delle periferie e poi ci sono le criticità legate a eventi particolari che sono situazioni di maltempo, danni, guasti di vario tipo, incidenti e varie cose. Nello scorso mese di gennaio c'è stato un momento di criticità, c'è stata un'ondata di cattivo tempo che per prima cosa come dato immediato ha aggravato, perché già c'era prima, un disastro e un dissesto e un disastro della rete
della rete. Da qui un gruppo di cittadini ha deciso di non subire passivamente la situazione e, partendo proprio da questa emergenza, ha cominciato a intessere tutta una serie di relazioni che poi sono culminate quasi nelle quasi 500 firme che sono state poi consegnate al Presidente del Consiglio, a Demetrio Del Re. Le firme avrebbero potuto essere un po' di più, però già crediamo che sia un segnale significativo che ci siano 500 cittadini e cittadine, hanno firmato Morte Donne, ad aver preso coscienza che bisogna uscire da una situazione, da parte loro, di immobilismo, e dalla parte del comune, per dire le cose, da una parte di paralisi del comune verso alcune realtà periferiche. Poi, nel corso della discussione, partendo dalla questione della rete viaria, sono emerse anche delle altre problematiche sulle quali non entro nel merito, non dico specificamente nulla, ne dico soltanto una, che poi ce ne sono anche altre, ma focalizzo su questa, la mia attenzione su questa, che è l'accesso al mare, che è un problema che si lega poi a tutta una serie di questioni che sono specifiche di aree. Può essere considerata una questione singola quella dell'accesso al mare. Poi altri parlavano dello stato, ad esempio, dei cimiteri, delle strutture carenti, è il caso della circoscrizione, o che sono in situazioni precarie, il problema di tante e tante cose hanno parlato. Si è avuto un incontro, sia in estate, mi sembra, ero venuto in esame di maturità, e avevamo deciso di poi organizzare questa assemblea subito dopo le feste di settembre. Poi, ovviamente, la vita politica e civile ha i suoi impegni, c'è stata una piccola dilatazione dei tempi, però questa sera siamo qua. Detto questo, io colgo un dato positivo che non deve essere disperso. Non tocca tanto all'amministrazione comunale disperdere questo dato, indubbiamente tocca anche all'amministrazione comunale, ma il primo elemento che consente di non disperdere questo livello di partecipazione sta in coloro che hanno partecipato, che partecipano alla riunione di questa sera. Ma un livello di partecipazione può essere non solo mantenuto, potenziato, se il comune intesse una relazionalità non episodica, sistematica, per cui all'interno di questo problema si costituisce base volontaria un comitato, il comune è invitato a predisporre un regolamento che regoli i problemi dell'ambito. Una volta si dicevano decentramento, ora non so, stante la nuova gabbia normativa che è precipitata sugli enti locali, quale sia la terminologia giusta. Una volta il decentramento, dobbiamo procedere su questa strada, il comune si deve dare un regolamento che consente ai cittadini di vedersi alla rappresentanza dei cittadini. Questo deve essere su base volontaria. È una riforma senza onere di spese che permette ai cittadini di avere collegamenti stabili tra di loro e con l'amministrazione. Allora, io ho finito, solo questo, io mi auguro che ci vedremo anche volte, e sottolineo la necessità che anche, ed è l'ultima cosa che dico, non solo da in tutte le realtà, in primo luogo perché siamo a Reggio Nord, della parte settentrionale del Reggio, ma di tutto il comune, si avvii un processo analogo. Una volta tanto Archi può essere non sinonimo di una negatività, che non è merito, non ricade sui cittadini di Archi, ma può essere anche il fiore all'occhiello che indica un'inversione di tendenza nella vita politica dei cittadini. Grazie. Ecco,
volevamo fare solo una piccola raccomandazione, visto che ci sono parecchi iscritti qui ad intervenire, se possiamo essere più concisi. Ecco, grazie. Nanni Barbaro. Buonasera, vi ringrazio per avermi dato la precedenza, perché purtroppo per un problema di salute devo andarmi io prima, perché c'è un medico che mi aspetta alle 7, quindi, però ci tenevo ad essere. E tenevo anche a specificare che il discorso che farò stasera mi suonerà per molti versi un po' strano, nel senso che io non mi intratterrò sul problema delle infrastrutture, un po' perché lo farete voi largamente, abbondantemente e doverosamente, un po' perché in qualità di impiegato comunale sono in prima persona investito nella, comunque nella cura delle infrastrutture, quindi sarebbe insomma un'inutile così divagazione. Quello che volevo dire semplicemente far riflettere un po' tutti, me per primo, sul fatto che pensavo fosse un'interruzione, allora dicevo che non sarà sfuggito a nessuno di voi che nell'ultimo anno, negli ultimi mesi Archi ha avuto una cosa, un certo rimbalzo di popolarità per due eventi di portata internazionale, la Palma d'Oro a Cannes e il primo a Giampiero. Sono due persone che sono nate in questo quartiere. Contestualmente in questo quartiere negli ultimi tempi si è sviluppato qualcosa che si chiama un bisogno di promozione culturale, come prima non si verificava. Noi ci abbiamo messo del nostro, con la segna Sant'Antonio e con la promozione di altre piccole attività, ci abbiamo messo del nostro per lavorare su questo settore, cioè lavorare nel fatto che Archi abbia coscienza di essere un quartiere bello. Bello architettonicamente, bello esteticamente, un quartiere in cui che produce grandi personalità e che può produrre ancora tantissime. Allora il nostro progetto, detto molto semplicemente, è questo. Noi pensavamo di organizzare, di mettere insieme, di chiamare singolarmente tutte le persone che hanno una visione, hanno un amore particolare per questo quartiere. Si sono stancati di quello che questo quartiere è stato finora e hanno capito che questo quartiere può essere ben altro. Abbiamo intenzione, stiamo pensando di individuare, di concentrare le energie e i desideri di tante persone che ci parlano e contiamo per strada e ci dicono: ma potremmo noi realizzare qualcosa in cui ci sediamo attorno a un tavolo e ragioniamo anche dei problemi delle fogne, delle strutture, delle viali, dell'asfalto, eccetera, eccetera. Ma siamo in grado di avere coscienza del posto in cui abitiamo? Siamo in grado di capire di quanta bellezza siamo circondati e di quanto questa bellezza stia affondando, stia marcendo inutilmente sotto i nostri occhi? Allora, ci siamo proposti in un certo senso un assunto che sembrerà addirittura quasi una bestemmia. Un assunto in cui non si parla più tanto di diritti, ma si comincia con una piccola, progressiva e lenta pedagogia dei doveri dei cittadini, perché guarda, i diritti, l'esasperazione dei diritti è una cosa giusta, ma voi sapete meglio di me, lo sa chi fa politica da tanto tempo, attaccarsi troppo alla pretesa del diritto può portare anche alla dittatura. Essere coscienti invece del proprio dovere può portare alla migliore forma di democrazia, e noi questo concetto, se possiamo, se ce la facciamo, da questo momento vogliamo cercare di costruirlo, di farlo crescere in questo quartiere, di farlo crescere veramente. Per farlo, sindaco, abbiamo bisogno di spazi, fisici. Diciamoci la verità, in passato tante volte tante strutture sono state concesse in uso pubblico e sono finite male, perché mancavano i progetti da sviluppare in quelle strutture, per quelle stesse strutture mancavano i progetti, persino la stessa volontà, cosa che io venivo a fare tranquillamente in Emilia Romagna quando ci sono stato per 20 anni, la volontà di tassarsi e comprare
due chili di pittura per riverniciare un locale, ripristinarlo, riportarlo a nuovo, ridarlo, perché guardate, diciamocelo chiaro, ripeto, in parità di dipendente comunale da lunghi anni, sia a Bologna che qui, i dipendenti comunali non basteranno mai per soddisfare tutte le esigenze del cittadino, soprattutto se il cittadino non è abituato al senso civico, diventa un'impresa improba. Per cui l'unica è veramente recuperare il senso civico, ma dandocelo noi, avendo il coraggio di ammettere che noi le nostre lacune ce le abbiamo, i nostri doveri ce li dobbiamo, il nostro senso civico lo dobbiamo sviluppare. Quando il lavoro si fa deve essere fatto bene, deve essere fatto bene, anche piccolo. Noi infatti vogliamo promuovere, chiudo, un'iniziativa che sia un'ora alla settimana per il quartiere, un'ora alla settimana per il quartiere, un piccolo angolo di quartiere che venga restituito ai bambini, agli anziani, alle persone comuni, che la gente veda per strada che c'è gente di anni che lavora gratuitamente perché ci tiene al proprio quartiere, ci tiene al proprio quartiere, perché così facendo si creano delle situazioni anche di lavoro, delle opportunità di lavoro. Se noi a questo ci crediamo, qualcosa comincerà a cambiare, noi ci vogliamo, noi speriamo, signor sindaco, che per esempio i locali della vecchia circoscrizione vengano concessi per questa opportunità. Glielo chiedo espressamente. Basta, ho finito qui, vi ringrazio, sono stato un po' lungo. Illustre signor sindaco, illustre autorità, illustre concittadini, buon pomeriggio a tutti, ancora per la sera, manca qualche ora. Approfitto di questo incontro pubblico per esprimere in primis al nostro sindaco e alla sua illustre famiglia incondizionata solidarietà e totale vicinanza a seguito delle minacce ricevute per le note vicende inerenti alla chiusura delle scuole per l'allerta meteo del 14 e 15 corrente mese. E condanno qualsiasi forma di violenza e mancanza di rispetto per le persone e per le istituzioni di ogni ordine e grado che degnamente ci rappresentano. Purtroppo, come faceva presente anche il signor sindaco, è da rilevare che sul piano dell'educazione c'è ancora molto da lavorare e il primo compito, a mio avviso, è della famiglia, di appartenenza, perché la prima educazione si acquisisce, diceva un prelato della Chiesa Regina, sulle gambe della madre. E poi della scuola e della chiesa, che mi risulta lavorano con competenza e professionalità. Ottimo, signor sindaco, il lavoro di bitumazione delle strade principali del nostro quartiere, ma tenga altresì conto che anche quelli di collegamento del centro di Acqui con i suoi rioni interni, Ceppi, Carmari, Sant'Antonio, Comparte, eccetera, hanno bisogno di interventi mirati, compresa la pulizia di tombini, pozzette e cunette per il normale scorrimento delle acque piovane, onde prevenire notevoli danni al manto stradale, alla circolazione, ai pedoni e anche a qualche esercizio commerciale che si trova lungo la nazionale e che nel corso di acque piovane la titolare è costretta anche a chiudere l'esercizio. E con l'occasione, lungo la nazionale di fronte alle cooperative, mi permetto di segnalare anche la necessità di una della costruzione di qualche marciapiede per dare la possibilità ai cittadini di non essere messi sotto qualche mano proprio di fronte a queste cooperative. Me lo segnalavano poco fa alcuni amici. Ottimo, fra l'altro, signor sindaco, il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti solidi. Opportunità che tutti noi dobbiamo cogliere per tenere pulito il nostro territorio e creare altresì le condizioni di abbattimento dell'acqua. Sta a noi cittadini collaborare con l'amministrazione,
che non ha la bacchetta magica per immediati interventi e per risolvere tutto. Dobbiamo avere anche pazienza. Mi è gradita altresì l'occasione per sollecitare la definizione di un problema che sta molto a cuore e penso a tutto Arte, a tutta la città di Arte e anche all'esterno, ai cittadini di altre zone, la riqualificazione della zona più antica di Arte, è una delle più antiche della città di Reggio Calabria, abitata già prima che i calcidesi fondassero la città di Reggio Calabria, è la zona di Sant'Antonio Abate, dove tra l'altro da oltre 1000 anni la chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate fa da guardiano dello stretto per avvistare i nemici che arrivavano per depredare, uccidere, eccetera. E gli abitanti di quella zona ancora oggi attendono, dopo tanto tempo, la soluzione di un problema primario, il problema delle fonti. Mi risulta che l'amministrazione comunale sta lavorando, esiste un progetto ed io mi permetto di sollecitare l'amministrazione a portarlo a compimento possibilmente in tempi brevi. Ma oltre all'impianto fognario è necessaria una strada di accesso degna di tale nome. Oggi si è costretti ad accedere e arrivare in quella zona dove io abito e dove siedo, si è costretti ad attraversare via Carcara, che è un'arteria molto stretta, piena di curve pericolose, curve cieche, e ad attraversare il torrente Malavenna, con tutti i guai che ne possono derivare alle persone e ai mezzi. Tenga conto che in quella zona ogni anno quasi si svolgono decine e decine di matrimoni, con centinaia di persone al seguito, per coloro che, per i giovani che decidono di coronare il loro sogno d'amore in quella chiesa. E è necessaria quindi una strada degna di tale nome. A questo punto, non essendo possibile l'allargamento dell'attuale arteria, perché si dovrebbero buttare diverse abitazioni, e allora io mi permetto di proporre un intervento per restringere sul torrente Malavenna, eventualmente, se è possibile, questo lo deciderà lei, la città metropolitana, un intervento sul torrente, sul letto del torrente Malavenna, come è successo anche in alcuni torrenti. E, oppure una continuazione di via Giunta con strada Sant'Antonio attraverso un tunnel, un sottopasso sotto l'autostrada, che sarebbe l'ideale per dare la possibilità a tutti, anche ai mezzi pubblici, di poter arrivare in tempi brevi. E la costruzione anche di una piazza per dare la possibilità a tutti coloro che vengono per visitare anche la chiesa, per conoscere la sua storia e la sua architettura unica nel suo genere, per poter posteggiare. C'è una strada strettissima che crea molte possibilità a noi cittadini di arrivare anche a casa nostra. Io ne so qualche cosa in occasione di alcuni matrimoni, avendo l'ultima casa di fronte ai serbatoi, che purtroppo devo attraversare il tratto della chiesa e sono costretto a fermarmi in occasione di matrimoni. E quando la vedo lo faccio con piacere. È vero che i problemi sono tanti, è vero che non è possibile risolvere tutti in tempi brevi, nonostante la buona volontà del signor Sindaco, nonostante fra l'altro i numerosi debiti ereditati con lo Stato, con le maggiori ditte appaltatrici di importanti servizi come la Leoni e opere pubbliche, come palazzi di giustizia eccetera. Ma è anche vero che bisogna stabilire delle priorità, tra le quali, insieme all'acqua, rientrano le fonti, le strade e la pulizia. Alcuni problemi riconosco che sono stati risolti con impegno, sono stati risolti in città e nel nostro quartiere, ce ne sono tanti, e potrei stare tutti.
E questo è il merito della sua amministrazione. E uno in particolare, nonostante decenni di difficoltà di ogni genere, domenica prossima vedrà la luce. E mi riferisco alla famosa acqua del Menta, che entrerà in città risolvendo il nostro problema della sete anche in tutte e 15 le circoscrizioni. E questo è merito suo in modo particolare. Non mi dilungo, ed è uno dei motivi per cui ho messo nero sul bianco, per evitare di rubare del tempo prezioso a coloro che devono intervenire. E nel chiudere, confido, signor Sindaco, nel suo autorevole intervento per la soluzione dei problemi segnalati, e la ringrazio per l'intenso e proficuo lavoro insieme ai suoi assessori, collaboratori, dirigenti e funzionari tutti, impegnati professionalmente a realizzare tutte quelle opere e servizi necessari per dare un volto nuovo alla nostra città, nonostante le numerose difficoltà burocratiche, con l'augurio che quella primavera di cui è stato autorevole protagonista, l'indimenticabile suo padre, il sindaco Italo Forco Modaro, tornerà a risplendere e il nostro quartiere, con il suo impegno, tornerà ad essere un'oasi, come lo è stato negli anni 90, sotto la sindacatura del suo illustre genitore e la mia modesta presidenza della circoscrizione. Con l'occasione voglio anche segnalare la riqualificazione della strada che da Arti porta al monastero della Consolazione. E chiudo invitandolo a gradire i sensi della mia stima e della mia sincera amicizia. Auguri a tutti di ogni bene e non me ne vogliate, se ho parlato di voi. Grazie. Questo purtroppo è questo problema abbiamo sempre avuto in circospezione, non riusciamo mai a farlo smettere di parlare. Comunque volevamo ringraziare i consiglieri Minniti e Barbuccio che sono arrivati da poco. Adesso la parola. Prima, mi scuso, ho dimenticato di ringraziare naturalmente Suor Patrizia e Suor Italia che con grande abnegazione, insomma, tengono in maniera eccellente questo posto. Quindi grazie a nome di tutti. Il signor Giordano, o la signora Giordano? Alla signora. 3 minuti. Vabbè, grazie. Prego. Grazie. Buonasera. Grazie di questa opportunità, sindaco. Naturalmente gli altri hanno esposto quelli che sono i problemi di Arti. Io non sono molto io non dico bravi, non vi dico bravi, se vi dovessi dire bravi non sarei qui, ve lo direi in un altro modo. Qui è il momento della discussione per dire le cose che non vanno, perché le cose che vanno sono il vostro dovere. Vi siete presi questo bell'onere candidandovi. E sapevate che la strada era faticosa, naturalmente non credo che vi aspettaste che fosse una passeggiata, per cui non vi dobbiamo dire bravi per le cose normali che fate, per cui quando qualcuno mette in rilievo tutte queste, quando si fa l'ordinaria amministrazione e allora spariamo a giochi di fuoco, io dico ma scusate, questa è l'ordinaria amministrazione, vediamo quelle che sono le cose che non vanno, a cominciare da noi cittadini. Io mi metto per prima. Io sono una che è una rompi, scusate il termine, perché non faccio che telefonare alla PR, ai vigili, li vado a visitare, qualche volta qualcuno mi picchierà. Sono una che si pulisce la strada da tutte le erbette, la striglia, perché penso che fuori da casa nostra si deve tenere più pulito, perché dentro casa, perché come dicono gli inglesi, noi ci teniamo lo sporco sotto il tappeto, voi italiani invece lo buttate in strada, e hanno ragione. E questa è la differenza tra la civiltà e la democrazia, e la inciviltà e la non democrazia che noi veramente usiamo in Italia, almeno da noi, almeno purtroppo. Bene,
Ho telefonato, ho fatto una telefonata di un'ora con l'incaricato, il dirigente dell'ambiente, perché c'è la strada, il vico San Francesco, che porta dalla vecchia provinciale al compartimento delle poste, allo smistamento delle poste, al palazzetto dello sport, praticamente con una discarica. Ho fatto la strada della stazione di Arri, è un'altra discarica. Ci sono dei punti chiave della città che sono discariche. Il problema della spazzatura è un problema di cui si discute all'ordine del giorno, tutti fanno le loro proposte, le loro cose. Qualcuno non vuole quella differenziare dal centro, io ho moltissime amiche che si sentono moltissimo di vedere sti mastelli in giro, noi la facciamo penso per primi ad Archi e le cose andavano benissimo fino a che siamo stati noi, non è partita la differenziata dal centro, perché da allora tutta la gente viene a buttare la spazzatura tipo San Francesco, la stazione eccetera eccetera, perché fino a che non è partita la differenziata dal centro non avevamo tutti questi problemi, sindaco. Chiaro? Per cui io dico, e noi cittadini abbiamo le nostre responsabilità, la democrazia si esercita attraverso un controllo, perché se io cittadino sono lasciato fare quel cavolo che voglio, scusate il termine, è chiaro che continuerò a farlo. Ci vuole controllo, ci vogliono sanzioni, sindaco. Io per prima chiedo sanzioni per me stessa se faccio cose che non devo fare, perché altrimenti qual è il senso che un cittadino faccia le cose che deve fare se può fare come fanno gli altri? Allora andiamo veramente nell'anarchia assoluta. E allora un'amministrazione che sia brava amministrazione, che non deve ricevere lodi, ma che faccia il suo dovere, è un'amministrazione che sappia esercitare il controllo. Io con i vigili c'ho un contenzioso. Una delle volte che sono andata a visitarli sono caduta davanti alla circoscrizione qui ad Archi, perché c'era un presidio di vigili, non c'è più, perché tanto non valeva niente, è meglio che si tolga, voglio dire. C'era un posto proprio sulla strada che porta alla circoscrizione, dove tutti gli impiegati eccetera la mattina facevano, io vado a finire con la ruota dentro questo fosso, che c'era da tante, non so se l'hanno chiusa adesso da poco, come c'era davanti al palazzetto dello sport, per cui vengono squadre, vengono attori, cantanti, gente da tutto il mondo, il fosso così davanti all'ingresso degli ospiti al palazzetto dello sport. È stato chiuso recentemente, proprio da qualche giorno. Vado dai vigili, dico guardi che c'è una buca, voglio segnalare questa buca. È molto solerte, uno dei due, scusate se mi dilungo, mi dice: ah signora, se lei vuole fare la denuncia per avere il risarcimento del danno, deve fare altro. Ho detto, non ci siamo capiti. Io sono venuta a segnalare che c'è una buca, che lei sa che c'è, però nessuno l'aggiusta da mesi. La voglio segnalare perché nessun altro ci verrà a cadere dentro come ci sono caduta io. Per cui i vigili hanno questo atteggiamento, questa attitudine, perché io li vedo i vigili, vedo le macchine dei vigili, di solito vicino ai bar, ferme. Vigili non le vedo, per colloquiare con loro, io telefono per parlare con la signora con la quale ci conosciamo ormai, che penso che mi riconosca quando la chiamo per segnalare qualcosa, ma non hanno che dirmi. Io mi sono offerta anche di aiutarvi gratuitamente, perché mi piacerebbe che veramente il bello di cui parla Nanà, ma il bello era bello, forse tornerà, ma non è bello, il problema del mare, come diceva Pino Siclari, il problema dell'accesso al mare, c'è la strada che io percorro, è una strada privata che si riallaccia con Armacà, sulla vecchia provinciale, è una strada privata ed è la strada privata alla Ganà, ed è la strada che vai poi fino al mare. E questa strada è privata, ci sono alberi di ricino che praticamente uno vicino di casa, perché i Laganà non la tagliano, perché hanno le loro abitazioni, questo ricino nasce dalle loro abitazioni, dovrebbero provvedere loro a ripulirla, sindaco, perché se io nella mia proprietà invado la strada devo essere io a pulire, quell'amministrazione che fa
va a bussare alle porte di questi signori a dire: ripulisci quello che è di tua proprietà, perché altrimenti non è di tua proprietà. Anche sulla vecchia provinciale, davanti al Ford, c'è un contenzioso, perché qualcuno dice: ma i rovi nascono sulla strada e mi vengono nella mia proprietà. Ma che cosa stai dicendo? Cioè, non si può passare con le macchine che veniamo strisciati. Cioè, sindaco, non sto qui a dire perché devono parlare anche gli altri, non posso stare qui a prendere tutto il tempo, perché ne avrei di cose da dire. Però siamo anche noi. E allora noi, io devo essere Titi Giordano, vedo che devi fare tu il compito tuo, l'amministrazione ha altri compiti. Quello che deve fare il cittadino lo deve fare il cittadino. Quello che deve fare l'amministrazione è che il cittadino si renda conto, prenda coscienza. Nanà, non abbiamo coscienza civica, ti illudi, sei un sognatore, non abbiamo ancora la coscienza civica che tu auspichi. Sogniamo. Lo facciamo personalmente e pensiamo che anche ognuno dal proprio cuore l'altro in misura, ecco questo. Sindaco, io potrei dirle milioni di altre cose, ma lei sa meglio di me qual è il problema di questo quartiere e di questa città. I cittadini devono essere educati, e per essere educati bisogna anche dare le punizioni, come si danno ai bambini, no? Vai in punizione, così impari. Bisogna sanzionarli. Grazie. Grazie alla signora. Vogliamo invitare Giuseppe Bonabito, detto Pipino. No. Pilino. No, perché mi riferisce il nome? Perché mi riferisce il nome? Pipino. Ti conoscevo così, no? Tutti mi conoscono come Pino Morato, poi me ne volete ridurre, non è male. Ma io preferisco parlare senza. Ah, no. Ma perché voglio intervenire, io non sono gli archi, sono gli altri. E intervengo applaudendo a questa iniziativa, fatta da questo comitato che è sorto ad archi e che mi pare che si voglia estendere a Campi Placatona, cioè a tutta la zona nord della città. Credo che sia un fatto straordinario. Io, scusa, non si sente bene. No. Il microfono. Credo che sia un fatto straordinario questo di voler costruire un comitato per i problemi della zona nord della città. Archi, Galgo, Catone e gli altri paesi sono Salice, San Giuseppe e San Patello. Credo sia importante, anche perché è da anni che io, è da tempo... Io non vedo, non ricordo un abbandono così di questa zona. Io sono andato a Villa Galgo nel 52, quindi moltissimi anni fa. Non ricordo questo stato di arretratezza che si sta verificando. E riguarda anche Archi, magari per Cardone e tutti i paesi, non in quei paesi anche comunitari, peggio ancora di noi. Perché? Beh, ci sono i motivi più alti dell'amministrazione comunale anche. Ad esempio, per molti anni ci eravamo battuti, Franco Giunta, stai attento, ci eravamo battuti Rocco Albanese, ci eravamo battuti per far partecipare i cittadini alle scelte dell'amministrazione, per far entrare istituzioni, per controllare, per proporre, per decidere anche. Rocco Albanese è stato il primo presidente della circoscrizione di Cortina, è vero? Ma non solo questo, si erano create anche le comunità montane che avevano anche questo compito di affrontare i problemi più immediatamente e sotto la pressione e il controllo dei cittadini. Da circa dal 2010 in poi lo Stato italiano ha pensato di eliminare questi istituti di democrazia allargata. Ha eliminato le comunità montane, ha eliminato i consigli di circoscrizione, che purtroppo a Reggio, malgrado si fosse pensato di fare, non hanno mai avuto poteri decisionali, ma pur non avendo poteri decisionali influenzano la vita delle istituzioni tutta. E allora riprendo questo argomento che ha affrontato prima bene Pino Sigler,
per dire che cosa? Noi non siamo cittadini di serie B o di serie C, siamo cittadini di Rialto, di Galgo e Catona, come cittadini di Piazza Italia. Paghiamo allo stesso modo in loro le tasse, dobbiamo avere, non dico gli stessi servizi, ma una parte di quei servizi che vengono dati al bel centro, perché meno male sul corso Verbandi, sulla via Marina, forse sulla via Torrione, i servizi vengono dati, affrontati dall'amministrazione. E poi dico forse perché già dove sentiamo il via Filippini o più sopra, vediamo anche là, comincia ad essere fisicamente l'abbandono in cui si trovano quelle zone, anche non come non serve. Ecco, allora dico, che cosa si può fare? Le ha tolto lo Stato, le ha tolto per un motivo preciso, specialmente le superfezioni, perché costavano, per esprimere questo risparmio che si è fatto lo Stato sulle cose importanti dei cittadini, costavano le spese per i consiglieri, cioè. Beh, un'amministrazione sì, ha a cuore questi problemi, se ce l'ha a cuore, prende e li propone. Noi, l'amministrazione, la cosa pubblica, ha già quasi pronto, e lo manderemo all'amministrazione comunale, un nuovo regolamento per fare consulti, come dovete chiamare, anche se non consigli, consulti, ma per fare in modo che di nuovo i cittadini possono decidere sulle loro, sulle questioni primarie. Sì, infatti, come si vuole, si trova la forma, senza pesare sulle finanze disastrate del Comune di Reggio Calabria, che non ha mai capito perché non ha mai voluto dichiarare il dissesto, costringendoci a una vita di 30 anni di tasse le più alte d'Italia, che si paga in questo momento. Perché questo, pagiamo le tasse in tanto Italia per non avere i servizi degli italiani. C'è un assurdo, è una cosa. Io ho sentito all'inizio i ringraziamenti della campagna, ringraziamenti ai assessori, ai consiglieri che sono sempre. Quanti ringraziamenti? È un dovere per loro essere presenti in queste cose. È un dovere. È un dovere. Quando si è nelle istituzioni è un dovere sentire e tentare di i problemi di gestire, tentare di risolverli. No, io se ringrazio semmai dopo, non prima. Scusa, mi mando l'ora. Ma io ringrazierò anche te adesso che hai fatto. No, io non voglio ringraziamenti, io voglio dire cose come le penso. Faccio. Quindi io non parlo proprio dei singoli problemi, perché quello che avete già raccontato mi pare che abbia già abbastanza, mi pare già abbastanza grave. E che sono comuni questi problemi a tutta la zona nord della città. E allora, ecco, io mi farò portavoce presso. Ci sono già alcuni che sono venuti presso i cittadini di Catona per prendere contatti col comitato di Archi e allargare questo comitato organizzatore e far svolgere un'attività che ponga i problemi e indichi anche la soluzione del problema all'amministrazione comunale. Una cosa volevo dire, qualcuno ci compiace, Franco Giunta, che sono state asfaltate le strade, anche qua è un dovere. E' stato un ritardo gravissimo, io ogni giorno grido e mando maledizioni, perché ogni volta che entro a buca, io sono stato, andavo in bicicletta a prendere la buca, sono stato due mesi a dentro per una buca che ho preso, non è poca cosa, è poco. È successo. Qui hanno dovuto fare i lavori di restyling dell'autostrada da Campobalto a Reggio Calabria. L'ANAS, che non può sopportare il peso del traffico bianco, quindi deve ridurlo, deve mandarlo sulle strade comunali e extraprovinciali. L'ANAS, momento. Scusa, un momento. Poi vedremo. L'ANAS deve. No, più. Non deve. È obbligato. No. Perché l'autostrada è aperta, non deve. No, è aperta, ma è quasi intransitabile. No. Come no? Non lo so, no, opere compensative, avvocato. Lei. Io vorrei vedere la commissione come fa allora. Opere compensative. Che vuol dire opere compensative? Compensano il disagio che il cittadino non sopporta. Non sono opere.
compensative. Non sono opere compensative. No, io ho detto non sono opere compensative. Sul sito c'è la sono opere interamente pagate dalla stessa comunale. No, sono opere fatte. Sono opere che sono a carico dell'erario comunale? Assolutamente no. E allora sono opere compensative dell'ANAS. Sono opere che ANAS non era tenuta a fare. No, l'ANAS non poteva controllare questo. Hanno chiuso lo svincolo di Catona. Molto probabilmente dovrebbero chiudere lo svincolo di Calde. Mi dispiace. Quindi perché non si può fare passare, non posso lavorare nemmeno. Quindi dovevano fare passare necessariamente sulla nazionale e sulla testa nazionale. E è un guaio che si è un guaio che in questi ultimi anni sono stati interrotti i contatti tra Arche e Stato Superiore. La via di mettere la zitta non si passa più perché hanno chiuso quel tratto sullo spaccione. La popolare non faccia politica su cose che non conosce, ma per lei, per la sua figura, per quello che ha rappresentato in città, non vada oltre, davvero. Io voglio dire stupidaggini e lei li ascolti di prendere per stupidaggini. Signor Martino.
però mi dovete scusare se ho un linguaggio pratico, non politico. E vorrei far presente solo dei contributi che ci sono nel suo quartiere, che essendo il sindaco qualche anno avanti ho fatto parte, si rivolge alla piazzetta dietro la piazza della degli scout, che era un bel calcio, campetto di calcio. Poi guardando suo padre a fare una cosa buona, ha fatto una pista di calcio. Purtroppo non siamo maturi per avere la pista di calcio. È diventato un cumulo di sporcizia. E tantissimi anni che non si finisce. Cioè vorrei sapere se ci sarebbe la possibilità di farlo. Fino a qualche tempo fa c'era Calabria Verde che faceva tagliare, poi non so perché questa Calabria Verde è scomparsa, cioè sono nascoste dentro gli uffici, non è scomparsa. Poi io volevo fare al presente un'altra cosa. Quando ero ragazzo di prima, cioè Torrente Malavella, che era un giovane, quando perché hanno fatto il cerchio, hanno fatto una specie di fissolo e l'acqua scendeva nel suo ambito. Ora l'acqua non scende, hanno speso tantissimi soldi per intonare i muri, hanno intonare i muri, il pallone Malavella, ha scritto il tempo di avere i soldi, perché mi scendeva? E l'acqua scende non so, un'ora di modo fatto, un'ora di luce, si porterebbe questo volontamento nell'anno. E non si devono dire ogni volta che piove, quando è temporale, tutti i dentini che si vanno nelle strade. Ma poi possiamo vedere, ci sono altre tecniche, la prevenzione, fare prevenzione, e sarebbe molto più utile che fare i lavori dopo. Cioè, un'ora di modo fatto, non più. La palla lo passa sempre questo torrente, si è dimenticato quando presente questo. Non scende nell'aria. L'acqua scende nelle strade del centro. Perché si è deviato, cioè invece che fare delle opere buone. C'erano le strade fatte al contrario, cioè veramente l'acqua non riusciva a salire. Invece adesso abbiamo fatto per mandarla nelle strade. Non so se il suo compagno ha mandato un'ora di modo male a Torrente Malavella, perché è poco temporale. Poi magari, non so, quanti giorni dobbiamo lavorare la storia di questi giorni. E se è possibile, poi tagliare le terre. Questa pista è gigante. Dov'è questa pista? Abbiamo una pista d'acqua da 6 mesi. Veramente quest'estate ho lavorato la storina, ho fatto una pista per una pista d'acqua. E appena un po' in giro. Ma che cosa è andato l'ha visto e mi ha parlato. Se no, ha fatto le moto, ha lavorato la sua casalina, ha fatto pure le moto. E poi, una volta mi mandavo messaggio, sto arrivando, ma non l'ho visto. Ma come la sua io non volevo capire questa pista ciclabile. Lei l'anno scorso nulla poi di una colazione. Sì. Io ho fatto presente un paio di arrivati. È gente palazzine, non si vede delle palazzine. No, ma non si vede dalla strada. Aspetta, vuole ottenere un giorno opere e ottenere lì. Che ha fatto un anno nel 90 e loro vanno anche nel 2010. Non so finito, scusate che non infatti ho compiuto perché non sono di papà. No, grazie, l'importante è conoscere i problemi, sentirli più che altro. Il signor Simone. Thank you.
Signor Sindaco, vorrei dire una cosa importantissima che l'ho vissuta sulla mia pelle, sulla mia pelle. Allora, nella circoscrizione qua ad Archi, il marciapiede, che è sempre pieno di spazzatura, lasciamo stare la spazzatura, perché con la spazzatura non è che si muore niente. Io ho visto la morte alle mie spalle. Come? Vi spiego subito. Il campo vecchio sportivo di Archi, insieme a Padre Aldo, io l'ho segnalato a lui. Lui è andato nella circoscrizione a fare notare questo fatto. Nonostante ciò non è venuto nessuno, però là c'è un pericolo imminente che l'ho vissuto sulla mia pelle. Mentre passeggiamo con mio fratello e altri amici, che io di solito tutti la mattina mi faccio la passeggiata, purtroppo dobbiamo fare i salti mortali con quella spazzatura, perché c'è gente purtroppo molto incivile, dappertutto, non è isolata perché in quanto c'è il campo e bisogna intervenire immediatamente. Io ho lavorato 50 anni nell'edilizia, ho visto di cadere i muri e muretti. 20 anni fa un'ala di quel campo, se tu ti ricordi, è caduta, è stata restituita. Però sta più avanti, è pronta a cadere, signor Sindaco. Bisogna intervenire subito. Se lei va a fare una milizia domani, ancora c'è la pietra. Ce ne sono caduti due, uno è scomparsa, quella più grossa che stava ammazzando me. Io non ho dormito per 5-6. E tutte le mattine che mi sveglio penso, chissà se è caduto quel pezzo di campo, chissà, e lei non lo so se a voi il comune gli è raggiunto queste notizie, penso di no, perché se lei manda dei tecnici a fare una verifica bisogna intervenire immediatamente, perché c'è un albero che spinge la ringhiera, il muro è ceduto del 20% pendente verso il marciapiede, si è mollato di sotto e lì. Quest'inverno, la prima pioggia, quello cade ammazza qualcuno. Non c'è da discutere qua. Bisogna intervenire subito, che poi piangiamo quello che succede, perché l'ho visto sulla mia pelle. Grazie. Grazie. Ho finito. Signor Carlo Savenio. Buonasera. Allora, sono nuova del quartiere e ho visto un sacco di cose che non funzionano. Allora, uno, tanta spazzatura, la spazzatura è tantissima. E poi ci sono tutte queste aiuole messe qua, che sono messe, non so, non curate, ma nessuno. Cioè, io arrivo da Aosta, quindi sono 34 anni che vengo da qua. E qua è sempre uguale, anzi è peggiorato. E adesso ultimamente la VR è venuta a ripulire la strada che va qua sotto, ha ripulito tutto quel pezzo perché la gente butta la spazzatura dentro, scende, butta la spazzatura. Più di una volta mi sono fermata a dire che non si fa, ma devi stare all'occhio perché ti possono menare. Poi arrivi dove c'è casa mia, dove sta mia mamma, dove c'è l'arena. Allora lì quando c'è piove normalmente, piove, noi ci allaviamo, le macchine, arriva l'acqua alla macchina, cioè non so come è possibile questa cosa, l'acqua perché non diluisce, perché è tutta da mano l'acqua, perché non so, questa è l'arena, mia mamma sta qua, quindi abbiamo l'acqua dentro macchina, garage e tutto il resto, cioè siamo allagati con un po' d'acqua che fa. Cioè, non so come si possa risolvere questa situazione, davvero, onestamente non lo so. O se la fognatura non funziona, o altro, non lo so. Ti ricordi quando abbiamo parlato di questo che c'erano i pompini che non andavano per il flusso dell'acqua che c'è? Oppure sono tappati, non lo so, di sabbia, di terra, perché non vengono puliti. Poi ci sono un sacco di, come si chiamano qua, non lo so, per gli animali... è la prima volta che li vedo, quindi non sapevo che cos'erano. Ecco, anche quello non li ho viste, quindi per me è nuovo. Comunque, anche quello. Quindi ditemi voi cosa si può fare. Poi un altro problema. Mi
Mia mamma ha una sedia a rotelle, non so se qui in mezzo c'è una signora che ha una sedia a rotelle, non lo so. Però è impossibile andare sulle sedie a rotelle, c'è veramente una cosa assurda. Io non riesco a far scendere mia mamma da un marciapiede, non c'è scivolo, non c'è niente, ma almeno il minimo indispensabile. Le strade sono buche, buche, buche. Io mi farei di portare mia mamma con la sedia a rotelle, portarla un giro solo con un casettino, per sapere che cosa si trova. Perché mia mamma è pesante, non ce la facciamo già a spingerla. Immaginatevi noi a spingere mia mamma in queste strade, senza marciapiedi, oppure con queste sedia sopra. Poi tanto basta fare un giro qua per vedere le strade così. La bacchetta magica non ce l'hai, sicuramente, perché ci sono un sacco di altri problemi. Però quando arrivi qua... Si sente. Scusami. Quando arrivi qua, vedi veramente che qualcun altro lo diceva. È uno stato di abbandono assoluto. Ognuno fa il cavolo che vuole, questa è la verità. Quindi non è colpa tua, non è colpa sua, non è colpa di nessun altro. È colpa di tutti noi, Sono la prima a dirlo. Perché non abbiamo rispetto per tutto quello che c'è. La spazzatura. Io mi ricordo la spazzatura che era qua, messa prima in conto che c'era un disastro, la puzza. Quindi l'amministrazione che c'era prima, forse se non sono scordati, com'era la città. Cioè faceva veramente pena, non solo qua, ma dappertutto. Vero o non è vero? Adesso noi che possiamo dire adesso è un dovere, no? Questa amministrazione sta facendo qualcosa, perché ho visto una differenza, c'è la differenza, è vero. Ci sono delle pecche, ci sono dei buchi, ci sono troppe cose da fare e, scusa, credo che vigili, polizia, tutta la forza dell'ordine, ma anche quelli che lavorano al comune, un sacco di gente che se ne frega altissimamente, cioè che si gira dall'altra parte, non so se mi capisci. Allora, su da noi è diverso. Cioè, hai un problema, vai lì, ci sono due turisti, non per carità, come in ogni posto. Però se io vado a denunciare questa cosa, ma vengo presa in considerazione. Cioè, il fatto di una signora che è su una sedia a rotelle, ma viene guardata questa cosa. Qui no, non esiste. C'è terrapia, io mi arrabbio per questo, io già ho parlato con te, ti ho scritto su Messenger, avevo avuto già... Vabbè, è stato risolto il caso, abbiamo fatto finalmente uno scivolo da casa di mia mamma, perché mia mamma è stata 3 anni, devo dire, rotelle, 3 anni rinchiusa in casa, perché non potevamo uscire, non potevamo uscire, quindi potevo essere abbastanza arrabbiata, sono stata abbastanza educata, perché all'ATERP, scusate, perché sud si chiama ATERP da noi, all'ATERP, non possiamo fare niente noi, no. Devo chiamare il sindaco mi dice no, devo andare al... cioè vai da vincere, no, non possiamo fare niente. Alla fine abbiamo fatto sto scivolo benedetto. Posso dire questa cosa brutta? Raccomandazione? Beh, abbiamo fatto una raccomandazione brutta da dire, perché è una cosa che non si dovrebbe fare, però l'abbiamo fatto per mia mamma, perché purtroppo dobbiamo portare all'ospedale, dobbiamo portare a destra e a sinistra, quindi abbiamo fatto questa cosa brutta che io veramente non mi piace neanche dire questa cosa. Vogliamo dire così? Vogliamo dire così? Diciamo così. Vabbè, qui funziona in questa maniera comunque, scusatemi come dico, ma funziona così. Comunque c'è un altro problema, scalino. Mia mamma per scendere giù dopo questo scivolo, per la strada, non abbiamo potuto fare uno scivolino. Perché l'altra ti dice che è la strada del comune. Cioè, ma se io mi metto noi cittadini dove dobbiamo andare a chiedere queste cose? A chi dobbiamo rivolgerci? A chi? E poi ci sono delle pure così, cioè, voi dovete venire a vedere, sì, ogni caso, fatevi una passeggiata in giro per la città, mettetevi una maschera, mettetevi un travestimento, passate, vedete com'è la situazione. Io non sto
dicendo valle, io sto parlando solo di questa zona qua, che potrebbe essere veramente un rione veramente bello. Oltre, cioè qui sopra, tu vai qui sopra, vedi tutti questi camion messi qua. Com'è possibile avere tutti questi camion e tu non riesci a vedere la strada? L'altra volta mi hanno messo, cioè mi hanno investito la macchina, ma perché giustamente non si vede? Non si vede chi viene nella salita, ma perché ci sono i camion? Ma è giusto che ci sono questi camion, ma perché? E poi un'altra cosa, tutte queste macchine, scusate, tutte queste macchine che devono andare allo sfascio, ma perché sono fisse qua? Perché? Lì sopra, in la rossa, ti vedi una macchina, ma vedi un problema, ti fanno una multa, non puoi lasciare la macchina sul suolo pubblico, sul suolo comunale, perché qua non funziona così? No, voi dovete spiegarmi perché no. Io non capisco, ma non è una cosa plausibile questa, non può essere così. Io, quando sei stato eletto, io sono stata molto felice, perché penso che tu sia una persona meravigliosa, con degli ideali, con un saper parlare anche, no? E so che è difficile perché i calabresi, i reggitani, devono essere guidati, perché purtroppo siamo calati noi in questa destra, ci devono comandare noi, perché se no non sappiamo fare questa cosa. E poi l'ultimo a cui smetto, perché ho già parlato abbastanza, non so. Questo qua sotto, sai questa strada che c'è sotto, dove c'è il ponticello per andare al mare? Appena c'è la via nazionale più ecco. Questo ponticello che passa la ferrovia è veramente brutto da passare. Cioè, questa, allora tu vieni da Quintimele, ti metti con le schiacciotte, c'è questo sottopassaggio, passa il treno sopra, adesso non so come si chiama, credo che sia il ponte. Mi rendi a pronunciare, ma mi avete pronunciato. Quando tu ti metti nella strada, non vedi sulla destra, non. Cioè, non vedi né destra né sinistra, sei in bilico. Cioè, non si potrebbe fare nulla per agevolare questa cosa? Cioè, per non... specialmente la notte, non ti vedono neanche. Ma qui è brutto veramente. Cioè, per chi lo fa, io non sono abituata, ma per chi lo fa la prima volta è bruttissimo. Per chi lo fa sempre, problemi qua. Cioè, se si potrebbe fare il minimo, qualsiasi cosa. Scusatemi tanto, scusatemi veramente tanto, grazie. Allora, solo una cosa, ci sono altri tre interventi, sono quasi le sette, siccome gli argomenti citati sono tanti e il sindaco ha puntato tutto, quindi immagino voglia rispondere ad ognuno di voi sulle questioni evidenziate. Quindi io direi, se non c'è nessun altro che si vuole iscrivere, chiudiamo le iscrizioni qui, facciamo questi tre interventi e poi diamo la parola al sindaco per le conclusioni che immagino saranno diciamo corpose. Quindi siamo d'accordo che le iscrizioni sono chiuse, quindi facciamo parlare il signor Quattrone, gli Annò e Lillo Neri e poi diamo la parola al signor sindaco. Prego, signor Quattrone. Grazie. Non state mai informata quante volte manca l'acqua da noi per giorni e giorni? Mai nessuno ha informato di per giorni e giorni. L'hanno mai informato e quello è che poi quando interrompono la passiamo 4 giorni in un pacchetto senza acqua, 4 lunghi giorni ammalati, pizzolenti, come la risponde questo? Lei lo sa che sulle strade di Agri prendere un pullman se ne scrive, dice loro non ci sono benzina, non ci sono marciapiedi, bisogna portare un pullman in mezzo alla strada. Lei va a fare una delle questioni all'osso di sotto, vedrai i perimetrali. Vedrai quelli perimetrali che sono un rischio per tutti. Io ho portato mia moglie per anni, malata di Alzheimer, dove ho portato in stanza 20 metri. Quei muri, da un momento all'altro, qualcuno ci mette la testa. Lei lo sa, 80 anni, cambio da 52 anni ad altri, non so come passare il tempo. Non c'è un punto di riferimento, un punto di incontro, non si socializza, non c'è umanità. Come la risolve questa problema lei? È una problematica grossa. Tutto qui.
particolarmente il modo in cui non abbiamo voglia di starci in piedi, per qualcuno può essere un altro, no? Non abbiamo voglia, un altro spazio pieno. Le strutture ci sono abbandonate, sono diventate pure. Non dica, non lo dica a me, ma a fare le volte che ancora la riconosce e della quante opere pubbliche ci sono. Questa è moderna. Parliamo di altri. Gli asili stati abbandonati, che, come ad Arci, al Gatico l'asilo è diventato un museo del mare. Ad Arci può diventare un centro di comunicazione tra di noi. Perché ad Arci gli asili sono abbandonati? Come? Non lo sa adesso, si può fare. Come nel quando stiamo facendo? A casa sua se manca qualche milione d'acqua. Io sono stato a Torino, oggi lo usate, questo continente non mai succede. Non muovermi solo. Quanto meno, provvedete con la cisterna, produce l'acqua. Ma no, quattro giorni, che puzziato. Non è mai successo che toccata l'acqua. Come, in ordine della famiglia, con tre giorni fa. Non è mai successo che toccata l'acqua in tutti questi anni. A ottobre, a settembre, quattro giorni senza acqua. No, qualcuno può fermarlo, è vero o non è vero? Signor Quattrone. Quattro giorni senza acqua. Quella prima volta che toccata l'acqua. La prima volta, l'ultima volta, è una vita, è dopo una vita, ma lei viene informato tutto questo. E quello è il provvedimento che prende? È tornata l'acqua. Dopo tre giorni. E qualcuno sarà intervenuto. In tutte le città del mondo, si è detto, ma che viene interrotta l'acqua. Se è un'interruzione programmata. Ma dopo tre giorni che prende si può programmare, la non so come va bene. Mancanza di energia, come fa? Ma lui è tornata l'acqua. Tornava un giorno. Capito, quindi qualcuno sarà intervenuto. Sì, sì, questo. Almeno ci fosse un chiurno, andremo a parlare oggi a pagando in due mesi. Nemmeno un chiurno ci avrebbe parlato. Sul lungo mare del Regno Calabria non c'è un bagno pubblico. Ma lei è successo? A Regno Calabria non c'è un bagno pubblico. Lei cosa ne pensa? Non mi risponde. Al Regno Cipo, come si chiama? No, l'avete costruito, fatto costruire, ma mai la via, non c'è concesso a cielo aperto. Sotto il macchiotto è stato chiuso. La gente sono la urinare, io sono il consulente, dove vado a urinare? Mi ricordo e non mi vergogno, non c'è rumore, o devo spendere il bisogno di questo mezzo per te. Tutto. Grazie. Grazie a voi. Signor Gianno. No, voglio sapere, io sono di San Giovanni di San Padello, voglio dare un bel ricordo, noi ci abbiamo un dorito l'altro, il cimitero di San Giovanni, perché dico questo? Perché c'è un bel ricordo di suo papà, come me l'avevamo dorito con la e stavo in piazza. Dopo un po', arriva una macchina e scende. E mi fa, scusi, la chiesa dov'è? Dice, scusa, non mi so. Ma lei non è il signor sindaco Falcomadato? Dice, sì. E l'ha accompagnato, gli abbiamo parlato, ha visto il paese, meraviglioso, panoramico. Contentissimo. Lei, figlio di Falcomadare, lo conosce San Giovanni di San Battello? È venuto mai? Non l'ho visto mai. Oh, è capitato. I problemi sa San Giovanni. Cioè, il problema delle sorgenti dell'acqua. Cioè, abbiamo sorgente delle strade che non finiscono mai. Perciò, quelle sorgenti non le possiamo raccogliere e fare. Sono 100 volte che fare quelle sorgenti di acqua possiamo raccogliere e fare un vasco, un grande serbatoio per quest'estate. Sono 100 volte che fanno le regolazioni e 100 volte abbiamo le grandi. Se lei viene domani a San Giovanni, se fa il giro del paese, ci sono pendenti da tutte le parti. Abbiamo detto al vostro responsabile Brunetti, dice noi possiamo fare solo le riparazioni, ma manutenzione per migliorare la condotta è impossibile.
Allora, come si spiega? Come si deve fare? Allora, la politica è questa. Quando funzionano le cose per bene, si devono togliere subito. Riferendosi all'avvocato Morabito, che ha detto che le circoscrizioni erano una cosa meravigliosa, perché erano in casa. Quello presente, il sindaco, il consigliere, il presidente, vedeva i problemi al momento, sapeva, lei che ne sa il Reggio, di Gallo, di San Giovanni, i rappresentanti vostri, se non vengono mai a vedere la situazione. Per le strade spazzatura, perché? Una volta c'era il cantoniere per ogni strada, sistematicamente tutti i giorni, c'era lo spazzino. Una meraviglia i paesi. No, non va bene più. Dobbiamo privatizzare tutto, e ecco qua che ci siamo arrivati al disastro completo delle cose. Cioè la politica è questa, deve fare le cose sbagliate, non ingiuste. E queste responsabilità ce l'hanno dall'alto verso il basso. E non c'è niente da fare, perché il padre, quando non funziona, non si rende conto della situazione in casa, come va, e se ne frega. Le cose vanno male. Qua si deve tornare al punto di prima, responsabilizzare individualmente le persone. Ah, dai, ci vuole un rappresentante della polizia e delle cose che sia responsabile, perché voi, sindaco, amministrazione, è impossibile gestire tutte queste situazioni. Ogni casa deve avere il padrone e sa i problemi. È inutile che mi dice quello comanda quello. Perché voglio sapere perché hanno tolto il presidente del giudizio per risparmiare, ma non è vero. E per il potere, avere meno potere. Non lo volevo sapere. Grazie. Le domande e tutti i quesiti, però devo ringraziare il comitato di Arche, per Afro Arche, gli amici che hanno organizzato questo incontro, e per cui è un'opportunità parlare in questo momento anche fuori dal territorio di competenza che io frequento, però commentando sicuramente le ragioni di socialità e politica anche Arche. Non da adesso, da parecchio tempo, avendo anche degli amici, da conosciuto ben parecchia gente, però non mi sono mai spiegato a entrare in comitati civici. Avevo da fare altre cose, lavoravo, non potevo fare mille cose. Anche il sindaco non può fare mille cose in 4 anni di amministrazione, subito, immediatamente. Credo che la data di domenica, di rivedere almeno raggiunto un obiettivo di avere l'acqua del mento, e la voglio godere tutta, come una ricaduta sul territorio e nel complesso della vita della città. Io sono stato a Cadona, vissuto a Cadona, frequentato Gallico, conosco Gallico da parecchio tempo, era anche allora un po' un'avventura anche le strade, non sono state mai. Oggi sono venuto in bicicletta, ho visto che era stata asfaltata. Gradirei che si continuasse questa esperienza di recupero e di rapporto, e quindi vi ringrazio e attendo che ci siano cose concrete anche dalle parti nostre, Reggio Sud, più giù, perché non si tratta solo di Archi, si tratta di tutta la litoranea, si tratta da Villa San Giovanni, andare a Pella, andare sulle Pendici, Santa Venere, ne avrei tanto da dire, però mi basta ringraziare gli amici, ringrazio pure l'avvocato Pinino, che è puntiglioso nelle sue reazioni.
però è meglio confrontarsi bene, approfondire gli argomenti. Grazie. Grazie. Allora, naturalmente io volevo ringraziare tutti gli intervenuti perché si sono evidenziate le problematiche del quartiere e questo chiaramente serve all'amministrazione per capire dove intervenire e come intervenire, e anche per questo che siamo qui chiaramente. E vorrei dire due cose anche per dei chiarimenti che sono stati chiesti prima. Intanto siamo assolutamente d'accordo, signor Miannò, sul fatto che è stato un grave errore eliminare le circoscrizioni. Chiaramente il comune e i comuni in questa storia non c'entrano nulla, perché per la famosa spending review il governo decise di tagliare quelli che erano dei presidi democratici in tutti i comuni. E allora chiaramente togliendo al di sotto, cioè, esattamente, è chiaro che tolte le circoscrizioni si è avuto uno scollamento tra il cittadino e le istituzioni. Questo è evidente, è chiaro, è lampante. Però noi ce ne siamo accorti di questa problematica, perché è chiaro che 32 consiglieri comunali non bastano per capire tutti i problemi di ogni singolo quartiere, di ogni singola frazione, di ogni singolo borgo, anche perché non è che c'è un consigliere eletto per ogni frazione. E allora questa amministrazione comunale cosa ha deciso di fare? Visto che c'è questo problema, e non lo neghiamo assolutamente, anche per noi era bene avere tanti punti di riferimento nelle varie circoscrizioni, stiamo approvando ed è in fase di approvazione presso la commissione che se ne occupa politiche sociali i comitati di quartiere. Lo diceva bene Pino Siglari che servono i comitati di quartiere. Questa amministrazione, seppur diciamo sommessamente, sta portando avanti un regolamento di ben 50 articoli perché deve essere organizzato in maniera tale da non lasciare niente al caso, signor. No, a volte gli articoli servono per mettere dei paletti ben precisi e non lasciare alla libera interpretazione, perché spesso succede questo. Quindi questo regolamento è presso la Commissione Politiche Sociali, da qui a qualche settimana verrà approvato. In più, come amministrazione comunale, per la prima volta nella storia abbiamo messo a regime, abbiamo fatto l'albo delle associazioni comunali. A cosa serve l'albo, che prima non c'era? Serve, e qui il responsabile è il dipendente Fulvio Gama, che ringrazio per il lavoro che ha svolto in questo senso, l'albo serve a capire quante associazioni ci sono nel Comune di Reggio Calabria, e ce ne sono tante, di cosa si occupano e chi dobbiamo chiamare quando c'è un particolare problema da affrontare insieme per capire meglio come affrontarlo. E rispetto a questo abbiamo fatto un passo in più, siamo pronti, dopo aver fatto l'albo, a mettere in essere le famose consulte tematiche. Cioè le consulte servono, diciamo, si occupano dei vari settori che ci sono dentro l'amministrazione, politiche sociali, ambiente, eccetera, eccetera. Quindi faranno parte delle consulte dei membri delle associazioni, secondo il tema da svolgere, per cui l'amministrazione sarà in stretto contatto, diciamo, con le associazioni territoriali rispetto ai grandi temi che possono essere quelli dell'ambiente, quelli del sociale, ma anche i temi di bilancio, naturalmente. E questo è un grande passo dal punto di vista della propria partecipazione attiva dei cittadini all'attività amministrativa, ed è un grande aiuto per noi perché cerchiamo di capire meglio e di più il da farsi e dove intervenire. E tra l'altro voglio aggiungere anche un'altra cosa, perché non tutti sanno: da 2 anni a questa parte l'amministrazione comunale ha inserito, come diciamo fatto conclamato proprio con un vero e proprio regolamento, il consiglio comunale dei ragazzi. Può sembrare, detto così, una banalità, ma il consiglio comunale dei ragazzi
serve, ne fanno parte le scuole che partecipano, eleggono i loro consiglieri comunali baby, chiamiamoli così, e poi tutti insieme vengono a fare le sedute presso la sala del consiglio comunale come se fosse un consiglio comunale normale. Ebbene, devo dirvi la verità, dai ragazzi nascono idee meravigliose, loro hanno un punto di vista che magari i grandi non hanno e quindi riusciamo a vedere cose che a volte sfuggono. E questo è un altro grande elemento di partecipazione, ma anche di educazione dal basso, perché cerchiamo di inserire i ragazzi già da piccoli dentro il meccanismo dell'amministrazione, fargli capire che loro sono parte integrante di questa città e devono in qualche modo come dire, contribuire al miglioramento. E devo dire, lo fanno in maniera puntuale, siamo molto contenti di questo, che non è più un esperimento ma è proprio un fatto ormai conclamato. Dopodiché Nanni Barbaro diceva che ci sono molte strutture che sono abbandonate, non sono utilizzate, eccetera. Anche su questo l'amministrazione sta lavorando. Intanto devo dire che l'affidamento delle strutture comunali viene fatto attraverso degli avvisi pubblici, dei bandi, quindi qualsiasi associazione piuttosto che un comitato di liberi cittadini può partecipare all'avviso portando naturalmente il progetto, l'idea per cui vuole in affidamento quella struttura. In più, sì, e addirittura anche se non c'è il bando, può fare una proposta all'amministrazione che naturalmente la valuta e poi decide. Quindi vi invito, si è parlato dei locali della circoscrizione piuttosto che di altri diciamo stabili che ci sono qui, fate una proposta all'amministrazione, noi la valuteremo e chiaramente se il progetto convince è chiaro che il bene verrà tranquillamente affidato piuttosto che lasciarlo all'abbandono, questo mi pare chiaro. Queste informazioni purtroppo capisco che molte volte non passano e quindi chiaramente le persone sono in difficoltà, però si può fare anche questo. Come un'altra cosa che diciamo sta lasciando il segno per come è fatto, infatti gli altri comuni ci chiamano per sapere come organizziamo l'affidamento e la gestione dei beni confiscati. Anche qui abbiamo moltissimi beni confiscati, molti dei quali vengono affidati proprio alle associazioni che propongono un'attività nel sociale, che propongono un tipo di attività anche ludica per i bambini, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista le possibilità ci sono. Voi potete andare sul sito del comune, alla voce beni confiscati, e vedere quali sono disponibili, in quali zone, eccetera. Dopodiché il primo avviso che esce potete partecipare, altrimenti, come diceva bene il signor sindaco, fate una proposta con l'amministrazione, quindi il dialogo è sempre costante e chiaramente a noi fate anche un piacere perché non abbiamo, diciamo, così ci togliete diciamo, un pensiero da questo punto di vista per dare un'idea su quel bene. Detto questo, mi pare che la serata sia stata abbastanza costruttiva perché è questo che vogliamo, il confronto tra cittadini e amministrazione. È chiaro che i problemi ci sono, molti li stiamo affrontando, dirà bene poi il signor sindaco, qualche problema che abbiamo sentito rimarrà, ma ce lo siamo appuntato, non vi preoccupate, quindi cercheremo nei limiti delle nostre possibilità di fare anche questo. Chiaramente vi chiediamo di capire che le emergenze sono costanti, giornaliere, non abbiamo, come bene diceva qualcuno, la bacchetta magica, ma su una cosa dovete stare assolutamente tranquilli e dovete avere fiducia. La volontà di risolvere le cose ce la mettiamo tutte perché ci abbiamo messo la faccia, non ce l'ha ordinato nessun medico di candidarci, di stare qui a diciamo impattare con problemi ed emergenze a volte più grandi di noi, quindi vogliamo bene alla nostra città, siamo rimasti qui per questo come immagino anche voi, l'impegno è massimo, purtroppo a volte ci sono cose che non si possono risolvere subito ma serve tempo. Io vi ringrazio perché siete stati insomma molto
attenti e soprattutto puntuali nell'evidenziare degli aspetti che a noi sfuggivano, perché nell'incontro che abbiamo fatto a giugno con il comitato promotore c'erano anche altre cose che stasera non sono emerse, ma non so perché, forse sono state risolte, però ci fa piacere che di quelle cose non si è parlato, evidentemente perché alcune sono state risolte, perché in quella fase io poi ho verbalizzato e ho mandato ai vari settori le problematiche, immagino che qualcuno sia intervenuto. Bene, grazie ancora da parte mia, passo la parola al signor Sindaco.